Ma quanto sono meravigliosi gli ex 5 Stelle, sono straordinari. Quando io dico da sempre che uno dei grandi problemi dei 5 Stelle è quello di avere una classe dirigente spesso imbarazzante, di raccattare qualsiasi genio esista al mondo, loro si arrabbiano pure. C'è sempre qualcuno che dice, però anche gli altri, che cavolo me ne frega degli altri? Mi fa orrore anche la classe dirigente di Fratelli d'Italia, i renziani, i leghisti, e mi fa spesso orrore anche il Movimento 5 Stelle come classe dirigente, perché i 5 Stelle, non avendo classe dirigente, pescano tipo sorteggio. A volte ti va bene e trovi delle persone molto preparate come Chiara Appendino, come Stefano Patuanelli, e a volte trovi delle persone molto coerenti, sin troppo coerenti secondo voi, come Alessandro Di Battista. Sto facendo esempi positivi, ne potrei fare tanti altri, e a volte decine, centinaia di volte i 5 Stelle si sono affidati a dei personaggi imbarazzanti, e poi non vi dovete stupire se li avete trovati dentro Forza Italia, dentro Fratelli d'Italia, dentro la Lega, dentro Italia Viva. Avete portato in Parlamento delle brave persone, ma anche degli scalzacani, o a volte dei voltagabbana, cioè dei furbacchioni, dei grandi furbacchioni. E tra questi voltagabbana geniali, diversamente coerenti, c'è Giancarlo Cancelleri, che era una delle persone più di spicco dei 5 Stelle, ma sin dai primi 5 Stelle. I 5 Stelle hanno sempre fatto orrore nelle regionali, tranne che in Sicilia. E chi c'era in Sicilia come frontman della Sicilia grillina 5 Stelle? Giancarlo Cancelleri, che è stato anche, credo, sottosegretario e vice ministro nel Conte 2, mi sembra, le infrastrutture, tra 2021 e 2022, anzi tra il 2020 e il 2021, forse sbaglio, ma insomma è stato anche sottosegretario e vice ministro del Conte 2. Persona immagino anche competente, intendiamoci, io penso di averlo incrociato una o due volte, non mi sembra di averlo mai incrociato in televisione, forse una volta, ma non me lo ricordo. Prima di fare questo video ho anche controllato se avevo su WhatsApp qualche scambio con lui, perché io amo in questi casi, allora io ho pochissimi rapporti con i politici e me ne vanto, però quei pochi rapporti sono rapporti cioè, che non hanno a che fare con l'aspetto politico e basta, ma sono persone che stimo. Ma io penso tra i parlamentari avrò rapporti, tra virgolette, continuativi con 10 parlamentari, a 20 non ci arrivo. E va benissimo così. E quando ci sono delle persone che mi deludono profondamente, di destra, sinistra, centro, 5 Stelle, io le blocco e godo. Quando le blocco su WhatsApp mi diverto da morire. Mi ricordo prima delle elezioni ho bloccato per esempio Lucia Azzolina quando è diventata Di Maiana e Di Maiesca, anche brava persona, ma è chiaro che io non posso stimarti se fai una roba del genere. E tanti altri, ho bloccato la Meloni, ne ho bloccate tante. Adesso io in diretta con voi, in questo video, ecco qui vedo Giancarlo Cancelleri. Giancarlo Cancelleri, io vedo che mi cercò l'8 dicembre 2017 perché era uscito Renzusconi il mio libro poco prima delle elezioni, lui mi disse, garbatamente, se chiaro, mi scrisse: ti andrebbe, Scanzi, di fare delle presentazioni del tuo libro in Sicilia? Io gli dissi no, perché devo fare un tour dedicato a Renzo Sconi, quindi è ovvio che se faccio il tour non posso fare le presentazioni. Se vuoi comprare o volete comprare lo spettacolo organizzato da Fatto Quotidiano chiamato Renzo Sconi, vengo anche in Sicilia. E non se ne fece di nulla. Fu un tour di grandissimo successo in tutta Italia, ma non riuscimmo a fare date in Sicilia. Ovviamente è rimasta felice lo stesso la Sicilia, sono rimasto felice anch'io, anche se mi dispiace non fare neanche una data di quel tour bellissimo in Sicilia. Da quella volta in poi io non l'ho più sentito, incrociato, toccato Cancelleri, adesso ci tengo, lo faccio con voi, non faccio vedere chiaramente il numero telefonico per privacy, ci mancherebbe altro, però ecco, in questo momento io blocco Giancarlo Cancelleri, eccolo qua. Bloccato Giancarlo Cancelleri. Lo blocco su WhatsApp e poi, per l'amor di Dio, lo blocco anche sul telefono generale, perché te lo immagini, poi questo mi chiama, ma non perché io abbia paura, figuriamoci, di uno come Cancelleri, a cui auguro ogni fortuna, ma perché io non voglio perdere tempo con persone che non hanno minimamente la mia stima. Il grande Giancarlo Cancelleri, che non sapevo prima se fosse bravo o non bravo, perché ripeto, lo vedevo da lontano, a volte mi sembrava dire delle cose condivisibili, a volte no, ma il grande Giancarlo Cancelleri, siciliano, uno dei pasionari, dei talebani, dei duri e puri dei 5 Stelle, nei primi anni, poi cambiò molto perché diventò molto più Di Maiano che non 5 Stelle, insultò, o meglio, insultò, no, attaccò in ogni modo Di Battista dicendo che era suo amico, pensa se non era suo amico. Il grande Cancelleri cosa ha fatto adesso? È diventato un membro di Forza Italia ed è meraviglioso. Ora ancora non è ufficiale, non è ancora iscritto, credo, a Forza Italia, però ieri, penso ieri, ha partecipato alla convention a Palermo di Forza Italia e sedeva in seconda fila dietro Schifani.
governatore, purtroppo per la Sicilia, della regione Sicilia, votata dalla maggioranza degli elettori siciliani. Complimenti siciliani, perché affidarsi a Schifani, dopo tutto quello che ha vissuto una regione straordinaria come la vostra, è meraviglioso, perché affidarsi a Schifani per uscire dall'impasse tragica che da anni, da decenni zavorra una realtà straordinaria piena di persone bellissime come la Sicilia, è un gesto meraviglioso. E cosa fa Cancelleri, il pasionario dei 5 Stelle, colui che voleva cambiare la politica siciliana, anzitutto prima ancora che italiana, colui che ce l'aveva con tutti i condannati, anche solo con gli indagati, colui che faceva giustamente dell'antimafia un vanto, si iscrive a Forza Italia e si mette in seconda fila dietro Schifani. E quando gli fanno notare, ma non sei appena appena incoerente, lui dice: no, non sono incoerente, non me ne frega niente delle critiche, anzi, sono entrato e entrerò in Forza Italia perché stimo Schifani, o per meglio dire, ho apprezzato il fatto che Schifani abbia molto apprezzato il mio operato. E non ti viene il dubbio che se Schifani ha apprezzato il tuo operato, soprattutto degli ultimi anni, non c'entri più niente con il Cancelleri che alla fine degli anni zero credeva in Beppe Grillo, prima ancora che nascessero i 5 Stelle? È meraviglioso, io me lo immagino, il mondo, la gente che ha votato Cancelleri, che magari si arrabbiava quando qualcuno come Scanzi diceva: però la classe dirigente dei 5 Stelle non è un granché, e arrivavano i talebani, Scanzi ce l'hai sempre con tutti, e giù, poster in camera di Cancelleri, bravi geni, continuate a criticare quelli che in ogni modo cercano di farvi migliorare, siano il Partito Democratico, i 5 Stelle, la sinistra radicale. Continuate a insultare gli intellettuali, i giornalisti, gli scrittori, gli artisti che cercano di farvi migliorare. Continuate a difendere le vostre bandierine, i vostri poster in camera, e poi vedete cosa fa Di Maio, cosa fa Cancelleri, cosa fa Lazzolina e cosa fanno tutti quei geni che molti 5 Stelle, anche in buona fede, sia chiaro, hanno portato nei palazzi del potere, palazzi comunali, palazzi regionali e palazzi nazionali come il Parlamento. Grande Cancelleri, idolo Cancelleri, Cancelleri è un gigante. Cancelleri, grande Cancelleri. Leggo addirittura la notizia di apertura del Fatto Quotidiano Online: l'ex frontman 5 Stelle in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, passa a Forza Italia. Ho cambiato idea, questa è la mia famiglia di valori. Grande, la famiglia di valori, ma te lo immagini un 5 Stelle che adesso noi apriamo il Parlamento come una scatoletta di tonno, cambiamo tutto, e poi cosa diventano? Il tonno. Entrano in Forza Italia perché ho cambiato idea, la stimo, i 5 Stelle, che erano nati orgogliosamente come forza anti-berlusconiana, profondamente anti-berlusconiana, la forza che voleva la questione morale al centro di tutto, e adesso Cancelleri, che casualmente non è stato più ricandidato perché ne aveva già fatti due di mandati da Conte, casualmente, per trovare una poltrona, casualmente, diventa fan di Schifani, di Forza Italia, di Tajani, e dice il nostro grande Cancelleri, che è anche bello, lo vedi proprio anche bello, sto bel riporto, bello, tutto leccato, tipo lingua di bue, bello proprio, tutto bellissimo. Ho cambiato idea, questa è la mia famiglia di valori. Ringrazio Schifani, mi ha accolto. Ringrazio Schifani, mi ha accolto. Sei un grande Cancelleri, idolo assoluto. Forza Italia, poi Schifani che dal canto suo risponde: Forza Italia è un partito aperto, accolgo con piacere Giancarlo Cancelleri. È straordinario, meraviglioso. C'è un articolo che è sempre sul Fatto Quotidiano che ci racconta velocemente quello che è successo. Giancarlo Cancelleri trasloca in Forza Italia. L'ex viceministro e sottosegretario del Movimento 5 Stelle, a lungo forum e grillini in Sicilia, Jacopo Gruppo Allarzi, due volte candidato alla presidenza della regione, sabato mattina si è presentata alla cioè sabato mattina, stamattina. Si è presentata alla convention del partito di Silvio Berlusconi in corso a Palermo al Teatro Politeama. Si è simbolicamente seduto in seconda fila, subito dietro al governatore Renato Schifani, che, lo ricordo l'articolista, imputato per violazione del segreto d'ufficio nel processo montante già in rapporti giudiziariamente accertati con personaggi vicini a Cosa Nostra. E Cancelleri, colui che era l'emblema, uno degli emblemi della questione morale, perché noi grillini siamo puri, perché noi grillini siamo duri, perché noi grillini puristi siamo quelli diversi da tutti, siamo quelli migliori, siamo quelli che non faremo mai certi accordi, diventa un fan di Renato Schifani. Cancelleri, Giancarlo Cancelleri. Io li vorrei vedere tutti quelli che mi insultavano quando dicevo: ma l'avete visto? Forse chi potrebbe diventare Cancelleri negli ultimi anni? Te ce l'hai con tutti, Scanzi. Ve li meritate a volte i Cancelleri. Ovviamente dico ve li meritate
non poverini voi che mi state seguendo con affetto, mi guardate su YouTube e su Facebook, ma sicuramente tra i tanti che mi vogliono bene c'è qualcuno che ora fa finta di niente, ma al tempo diceva, però Scanzi c'era sempre con tutti, c'era sempre con Di Maio, c'era sempre con Cancelleri, non gli va bene niente, perché 5 Stelle, a me non me ne frega niente dei 5 Stelle. A me interessa se una persona è credibile, è coerente ed è una persona a cui io vorrei affidare il paese. Poi se c'ha scritto 5 Stelle, se c'ha scritto Tizio, Caio, Sempronio, non me ne frega niente, lo dovete capire. Io i tifosi non li sopporto perché i tifosi non ragionano in nessun campo dello scibile umano. Se sei tifoso non ragioni. I 5 Stelle, ci sono 5 Stelle bravi e ci sono 5 Stelle che mi fanno schifo. Soprattutto quelli che se ne sono andati, politicamente parlando, per l'amor di Dio. A livello umano io auguro a tutti buona fortuna. Ma politicamente parlando, moralmente parlando, ci sono 5 Stelle verso cui provo il più totale disgusto politico. E c'ero arrivato prima, ovviamente, ovviamente. Cancelleri, idolo assoluto. È stato un avversario di Musumeci, ma l'ha fatto con stile. Questo chi lo dice? Attenzione. Ah, ecco, Schifani. Forza Italia è un partito aperto. Accolgo con piacere Giancarlo Cancelleri, quindi è ufficiale che è entrato in Forza Italia. È stato un avversario di Musumeci, ma l'ha fatto con stile, perché Cancelleri lo faceva con stile, l'opposizione. Nel suo ruolo di viceministro e sottosegretario ha dimostrato di fare gli interessi della Sicilia. Quindi quando era sottosegretario e viceministro ha pure fatto gli interessi della Sicilia. La platea ha accolto l'annuncio con un applauso, l'ex pentastellato si è alzato in piedi salutando e ringraziando, poco dopo in videocollegamento è arrivato anche il benvenuto del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, c'è anche un nuovo amico in sala, Giancarlo Cancelleri, che saluto. Come sono fatti gli specchi di questa gente? Gente come Cancelleri quando si guarda allo specchio, cosa prova? Meraviglioso, straordinario. Cancelleri aveva annunciato l'addio al movimento appena 4 giorni fa, il 18 aprile, con un'intervista. Oggi il movimento, e sentite cosa diceva 4 giorni fa, oggi il movimento è distrutto e non ha più consensi, che è meraviglioso, il movimento è distrutto e non ha più consensi, quindi lui se ne va da un movimento che ha il 16-18% su scala nazionale e va in Forza Italia che se va bene c'ha il 7%, però a non avere consensi sono i 5 Stelle, mica Forza Italia che c'ha meno della metà dei voti stando ai sondaggi dei 5 Stelle, eppure alle elezioni precedenti passate del 2022 ha preso molti più voti 5 Stelle di Forza Italia. No, quelli senza consensi sono i 5 Stelle, non è che magari sono quelli senza poltrone per Cancelleri 5 Stelle, quindi lui va dove gli danno una poltrona. No, è che è distrutto il Movimento 5 Stelle, mentre Forza Italia è perfettamente in salute, è evidente, è in salute Berlusconi, è in salute Forza Italia, è un partito straordinario, cioè penso meglio che c'hanno Forza Italia e Gasparri, pensate come sta messi bene, Cancelleri è proprio un finissimo stratega politico e qualcuno pensa anche che ci si creda quando dice queste cose. Il caso Sbelli, ricorda l'articolista molto bravo del Fatto Quotidiano, è stato il rifiuto di Giuseppe Conte di appoggiare la sua candidatura, attenzione, a sindaco di Catania con una lista civica, uno stratagemma che avrebbe aggirato la regola dei 2 mandati. Cioè che succede? Succede che Cancelleri ha già fatto 2 mandati, l'ha già trombato perché non poteva fare il parlamentare visto che aveva già 2 mandati e Conte gli dice non posso far deroghe per nessuno, men che meno con te. Ha sbagliato, non ha sbagliato, è una regola, vale per tutti, o l'accetti oppure arrivederci. Allora lui dice sì, però io a questo punto mi candido come sindaco di Catania. E qualcuno gli avrebbe detto, anzi gli ha detto, hai capito, ma se hai già fatto 2 mandati, lui dice, no, faccio una lista civica, cambiamo nome, sono 5 Stelle, ma non sono 5 Stelle perché le chiamiamo lista civica in qualche modo, lo fanno anche nel PD e non solo nel PD, e voi mi appoggiate esternamente, mi date l'appoggio. E ovviamente Conte gli ha detto, politicamente parlando, e sia chiaro che l'ha detto con più garbo, sto scherzando, sto giocando. Quella stessa regola a cui Conte non ha mai accettato deroghe, la scorsa estate aveva già sbarrato a Cancelleri la terza corsa consecutiva al vertice di Palazzo d'Orleano, quindi neanche si era potuto ricandidare non solo in Parlamento, che sarebbe stata la prima volta, ma neanche, per la terza volta in questo caso, alle regionali siciliane. Nei giorni scorsi il sindaco di Messina, Cateno De Luca, aveva raccontato il tentativo dell'ex viceministro di unirsi al suo partito Sud Chiama Nord, anche questo geniale, cioè rendiamoci conto. Quindi Cancelleri, ricapitolando, si becca 2 o 3 no di fila da De Luca, da Conte. A quel punto cosa fa? Prima di andare in Forza Italia, bussa la porta anche di Sud Chiama Nord, che è quella cosa di Cateno De Luca, e Cateno De Luca, persino Cateno De Luca, gli dice, sai che c'è, arrivederci, non ti voglio. Geniale, fateci caso, Sud Chiama Nord, come si chiama il movimento di Cateno De Luca, è quello che aveva calamitato per pochissimi giorni anche quell'altro genio assoluto di Dino Giarrusso, un altro che era l'idolo di molti di voi fino a qualche mese fa, e anch'io ve lo facevo capire, ragazzi, attenzione, forse sopravvalutate certe persone a livello politico, ripeto, a livello umano, per me sono tutti bravi fino a prova contraria. E giù nei muri testate anche stavolta, come con Giarrusso. Lui inizialmente prende il no da Cateno De Luca. Fallita la prima scelta, i rumors su un'adesione dell'ex grillina a Forza Italia si sono fatti sempre più insistenti fino all'ufficialità.
Attenzione, 5 Stelle, l'ex 5 Stelle Cancelleri dice di non sentirsi un traditore nonostante il salto della quaglia nel partito simbolo di tutto ciò che diceva di combattere fino a ieri, perché io insisto, non è che è diventato, e già sarebbe stato grave, che ne so, passi a parte del Partito Democratico, passi a Fratoianni, beh, a me Voltacabana piace un poco, ma c'è una certa attiguità e contiguità politica. No, neanche passa con la Meloni, che uno avrebbe potuto dire, beh sì, è sempre stato un uomo di destra, ci va, la Lega sarebbe già stato orrendo. No. Passa Forza Italia, uno siciliano che fa politica perché vuole mettere al centro di tutto la questione morale e combattere l'antimafia, si iscrive e decide di entrare in Forza Italia, il cui presidente della regione Sicilia è appunto Forza Italiota, appartiene a Forza Italia, diciamo in maniera più garbata, ed è Renato Schifani, la cui storia politica e talora giudiziaria la conosciamo tutti. Ma vi rendete conto che non è questo un salto della quaglia, ma questo è un voltagabbanismo, ma 3.0, un voltagabbanismo al 300.000%. Ma in confronto Scilipoti è la persona più coerente del mondo, ragazzi, ma stiamo scherzando. Meraviglioso, grande cancelliere, grande cancelliere. E Cancelleri dice, attenzione, dov'è? Chi non cambia mai idea non cambia mai nulla. Aspetta, qui mi sembra, non so perché mi è partito qualcosa. Chi non cambia mai idea non cambia mai nulla. Adesso lo cerco. E poi dice un'altra cosa meravigliosa che ve la volevo leggere. Ecco qua, chi non cambia mai idea, scusate, non cambia mai nulla. Mi sono reso conto che probabilmente in passato ho fatto delle valutazioni errate, ho cambiato idea. Cioè lui ha cambiato idea, ha fatto delle valutazioni errate. Cioè lui quando parlava di questione morale, quando ce l'aveva con Berlusconi, ha fatto delle valutazioni errate e poi è cambiato, appena appena è cambiato leggermente, insomma, come uno che tifava Inter e poi tifa Milan, come uno che era di sinistra e poi di destra, è cambiato ma leggermente, sono quei cambiamenti che tutti noi a 20, a 20 anni siamo una cosa, 30 un'altra, 40 un'altra, sono piccolissime facezie, cambiamenti strutturali che capitano nell'evoluzione umana di tutti noi. Non ho tradito nessuno, oggi c'è una famiglia di... Questo è bellissimo, oh, è meraviglioso. Oggi c'è una famiglia di valori, sta parlando di Forza Italia, che mi può accogliere, che l'ha fatto nonostante io abbia espresso delle parole dure anche nei confronti di Schifani in campagna elettorale. Fatela qualche domanda se Schifani ti accoglie nonostante questo. Schifani ha voluto andare oltre, ha voluto tributarmi un gesto d'affetto e di stima che ho apprezzato. Non ho tradito nessuno. Non ho elettori in questo momento perché non ho incarichi. Il voto ha un debito che dura 5 anni e io li ho spletati per 2 volte. Oggi sono libero di fare le mie scelte, non sono candidato e non ho alcun ruolo istituzionale. In Forza Italia non porto nulla, il partito non mi sta dando nulla. Per ora non ti sta dando nulla perché al prossimo giro elettorale hai voglia se ti vuoi far candidare, hai voglia se ti candideranno, altrimenti col cavolo che entravi in Forza Italia, caro Cancelleri. Poi è straordinaria anche quest'idea di uno che dice: ma io finché ero dentro i 5 Stelle ho obbedito, poi me ne vado e quindi adesso sono finiti i 2 mandati, non sono più iscritto ai 5 Stelle, posso fare quello che voglio. Certo che puoi fare quello che voglio, non siamo mica qui a dire che hai fatto un reato, ma tu puoi anche diventare parlamentare, senatore, deputato, ministro, puoi diventare il nuovo leader di Forza Italia, ma certo che lo puoi fare. Ma è una roba allucinante e orrenda da un punto di vista politico. È una roba vomitevole da un punto di vista politico. E devo dire che le persone, tra l'altro lui ha anche detto a chi lo criticava, tutti sono liberi di scrivere quello che vogliono, a me non frega assolutamente niente, come non mi frega dei tanti che in queste ore stanno scrivendo. Ce l'aveva anche il nostro eroe con Alessandro Di Battista, di cui io voglio leggervi un post che ha scritto qualche ora fa. Tra l'altro, Di Battista credo che in queste ore stia lanciando la sua associazione culturale, che per qualcuno è anche una sorta di anticipazione o preversione di un partito politico, che si chiama Schierarsi, la presenta Marina Di Massa. Io non mi iscriverò mai a Schierarsi, come non mi iscriverò mai a nessun partito, associazione o movimento politico, ma auguro ogni fortuna ad Alessandro perché è una persona coerente, pulita e onesta. Che lo si condivida o meno, è una persona coerente, pulita e onesta, a cui voglio bene. Quindi buona fortuna. E Alessandro e qualcuno, anzi in tanti, dovrebbero chiedergli scusa tra gli ex 5 Stelle e non solo ex 5 Stelle, perché stiamo parlando di uno che all'apice della forza politica disse: mi fermo per star vicino alla famiglia, e tra l'altro di lì a poco avrebbe perso anche la madre, quindi abbiate rispetto quando criticate le persone. Stiamo parlando di una persona che ha rinunciato a diventare tranquillamente sicuramente ministro, perché sarebbe stato ministro del Conte 1, figuriamoci se non lo sarebbe stato, visto che era la persona più forte del partito insieme a Di Maio.
chiamo partito perché per me i 5 Stelle sono sempre stati un partito, non un movimento, ma insomma è sempre stata una persona coerente che ha rinunciato a un sacco di soldi, a un sacco di visibilità, si è complicato la vita e adesso però 5 anni dopo il suo allontanamento dal Parlamento vedete che lui è invecchiato bene, invecchiato è ancora giovane, ma nel senso politicamente è invecchiato bene, sta invecchiando bene, è coerente, molti altri che lo massacravano al tempo no. E Alessandro ha scritto, ricordo su Facebook, sui suoi profili social, ricordo gli attacchi di Giancarlo Cancelleri nei miei confronti quando lasciai il Movimento 5 Stelle per quell'ignobile sostegno al governo Draghi. Governo che, tra l'altro, permise a Cancelleri stesso di incassare qualche stipendiuccio in più come sottosegretario alle infrastrutture. Sì, è vero, avete ragione, non l'avevo detto. Lui era vice ministro alle infrastrutture con Conte 1, Cancelleri. Poi diventa sottosegretario del governo Draghi, quindi ha avuto due incarichi in due governi diversi, Conte 2 e Draghi 1, questa l'avevo raccontata male. Incassare qualche stipendiuccio in più come sottosegretario alle infrastrutture, piazzato da Di Maio che l'altro giorno se ne stava pacioso in una tavola rotonda a mangiare accanto ad Angelino Alfano, un altro che è veramente invecchiato benissimo, Di Maio. Ricordo interviste piuttosto meschine da parte sua, colme di livore. Mi chiamava disfattista perché non volevo l'alleanza con il PD e rimproveri pubblici. Magari sperava che attaccare me ed inumidire le natiche draghiane gli avrebbe garantito qualche posto al sole. Ricordo quando Giancarlo Cancelleri mi definiva un nostalgico, uno che non capisce la complessità della politica, uno rimasto ai tempi di Casaleggio, ma incapace di evolversi. Ebbene, in queste ore Cancelleri, che ha abbandonato il movimento non per ragioni politiche, ma solo perché non gli hanno permesso di candidarsi ancora una volta, sta partecipando alla convention di Forza Italia a Palermo. E forse questa è l'evoluzione, dice Di Battista, che non sono riuscito a comprendere. Guardate, Cancelleri è seduto dietro Schifani. Ricordo quello che diceva sia pubblicamente sia privatamente di Schifani stesso. Che parabola indegna, scrive Di Battista. Io mi vergognerei come un ladro al suo posto, ma evidentemente c'è chi la vergogna proprio non la conosce, come ormai non conosce la vita al di fuori dei palazzi. E questo è un passaggio, il prossimo, che secondo me è molto vero, e io che conosco Alessandro da 10 anni lo ho sempre detto, e su questo ha sempre avuto ragione. Gente che ha perso la testa al primo onorevole ascoltato, gente che ha perso il contatto con la realtà alla prima tartina offerta, che preferisce la promessa di una poltrona alla dignità personale, che ora è costretta pure a ridere alle battute di Schifani per tentare di accreditarsi un po'. A Roma abbiamo un detto: al culo che non ha mai visto camicia, il canovaccio gli appare seta. Che è meraviglioso. Devo dire che io condivido ogni virgola di Alessandro Di Battista, ogni parola e ogni virgola di quello che ha scritto in queste ore su Giancarlo Cancelleri, e devo dire che quando io ho bloccato Giancarlo Cancelleri, anzi adesso ricontrollo perché lo faccio, ecco qua. Sblocca Giancarlo Cancelleri? No, non lo sblocco perché non voglio che neanche per disgrazia, no, non voglio che mi cerchi mai, neanche proprio per. Se siamo nello stesso locale esco. Gli auguro ogni fortuna, ma io non voglio avere niente a che fare con queste persone, non mi piacciono, non ho nessuna stima politica di persone di questo tipo. Alessandro Di Battista ha scritto delle parole perfette. Che paese meraviglioso. E attenzione ragazzi, perché sono molto più i cancellieri che noi di Battista, in termini di coerenza, di bontà d'animo, di purezza politica e non solo politica, di attenzione alla dignità, di attenzione alla questione morale. In questo paese sono molti, ma molti, ma molti più i cancellieri che noi di Battista. E vedrete che al prossimo giro cancelleri diventa parlamentare. Se non diventa parlamentare, diventa consigliere regionale, gli danno qualche incarico, questa gente vi cade sempre in piedi, senza pubblico, intendiamoci, senza pubblico. Senza elettori, però in qualche modo con le nostre leggi elettorali, con i nostri azzeccagarbugli, con le nostre strettoie democratiche, vedrete che in qualche modo ce lo ritroveremo in qualche palazzo del potere, sicuro. Pensate se lo vedessimo addirittura sottosegretario del governo Meloni, eh? Magari che ne so, c'è un po' di casino, fanno fuori un sottosegretario che ha fatto polemica e arriva Tajani, ma io ci metterei Cancelleri, sarebbe meraviglioso. Grande Cancelleri, sei un grande, sei veramente un gigante. Salutami Schifani, salutami Tajani e salutami anche la buonanima morale.